Me ne frego un cazzo. Ma allora facciamo così. Allora, aspetta, 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 aspetta. Allora, facciamo il gioco freestyle dei tamarri. Ok. Allora, il primo che risponde, lui sceglie a caso la categoria, non sappiamo cos'è. In base alla situazione si inventa. Vai, vai. Minchia paura. Panico, 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 paura. Paura. Ah, le mani, me l'hai data tu! Me l'hai data tu in pasto! Non è colpa mia! Mi hai dato tu in pasto. Formaggio. Cos'hai detto? Prego? Cos'hai detto? Non ho capito. Pronto? Pronto? Sì. Con chi vuole parlare? Con te? Ho chiamato il numero giusto, però quello, la stampa, no? Stamberia cose. Esatto, mi dica. Ah, ok. Senti, voi avete anche la fustellatrice? No, ma La diciamo procuri, possiamo insomma. farle in sì. Allora, siccome per Natale voglio organizzare dei mezzi regalucci per i clienti più affezionati, stavo pensando di far fustellare le pezzate, cioè delle buste rettangolari molto piccole che hanno delle pieghe di sta in stampa, delle pieghe. Sì, ma in teoria voi dovreste avere la fustella in modo che la portate su quel tipo di cartone che poi noi dobbiamo stamparlo oppure Ma fustellare. stavo parlando, che cazzo interrompi? Che stavo raccontando? Mica sto dicendo che cazzo interrompi? Che sto. Cazzo interrompi? Che sto parlando? È troppo stupido. Tamarri. Pronto? Pronto? Sì, non ho sentito Buongiorno, che Gabriele stavo. Minter. Scusi, non ho. Scusi, stavo parlando con mio cugino e non ho sentito che aveva risposto. E mi dica chi è? Avete chiamato voi, drogherie alimentari? Droghiere? Drogherie alimentari. Ah, eh sì, infatti, giusto. Scusi, non capivo se era lei che avevo fatto il numero che mi aveva risposto, che poi dopo non ci avevo capito. Allora, se scusi, sono un po' così allegro oggi, ha capito che, sa, noi ragazzi alla mattina facciamo le cose, ci facciamo le canne. Senta, io avrei bisogno di fare un ordine per Natale per mia zia. Cioè, devo venire io a ritirare la roba, però mia zia, visto che è di là in questo momento che non sta tanto bene, mi ha detto chiama il droghiere così mi ordini la roba e io poi vengo a comprarla. Allora gliela ordino al telefono. Ma noi vendiamo solo alla grande distribuzione, non vendiamo a privati. Eh sì, noi compriamo a grande distribuzione, mia zia non è privata, la conoscono, quindi non è che Com'è c'è il problema. codice cliente? Com'è la regione sociale? 76 829459 nella partita IVA, che mia zia sta nel Certo, commercio pesante, capito? Cioè, proprio porta import export, lavora con Amazon, fa tutte quelle robe lì. Solo che adesso è tutta accanagliata di là, che è giovane, c'ha cioè 32 anni, solo che ieri sera guardi, se è vuole andata a fare un'orgia di cazzi, tutta mandi una spaccata. mail al nostro indirizzo telefonico info@chiocciolaiti.mercoledì.com. Aspetta, aspetta, stai calmo che devo scrivere la mail. Aspetta che prendo la carta. Aspetta che ho preso la biro. Vai. Info chiocciola Stai calmo. Info chiocciola. Imolatorino punto India è lunga Imola E Torino. Imola. Aspetta, Imola. Imola. E faccio lo spelling più semplice. Imola E che Torino cazzo punto dici, spelling scemo? Ah, già. Dai, un po' chiocciolo. Mi fai ridere che sei. Tamarri. Altro che. Vabbè, cioè, una volta che c'è un'accusa, yeah. Sì, hai un Che è grande. successo, Paolo? Ti ho portato. Dai, dai, dai. Aspetta un attimo, guarda. La metto questa. Sì. Sì, la vuoi? Sì, sì. Ok. Ti è piaciuto? Sì. Ufficio tecnico, buongiorno. Sì. Pronto? Un attimo che c'è mio cugino che le deve parlare, che io ero impegnato. Sì. Te lo passo adesso, eh. Grazie. Prego, prego, stai tranquilla, eh. Sì. Adesso arriva. Un attimo solo C'è che sangue. non ce l'hai il sangue, vai. Guarda, la narice di destra. Ce l'hai, di là ce l'hai secco. Aspetta che pulisco. Pronto? Pronto?
Pronto, buongiorno. Scusi, mi sono ingarotato un attimo che... Yeah. Ce la faccio. Ma ha proprio preso l'occhio. L'occhio tutto... Tutto a posto? Che succede? Eh? Che cosa succede? No, no, che mi sono fatto un mostro, inghia. C'ho la nasca che mi sta bruciandissimo. Chi è che ho chiamato? L'ufficio tecnico di collegio che mi ha detto. Perché voi mi avete fatto il bagno, no? Oddio, immagino di sì. Sì, no, perché praticamente avevo richiesto un po' di superfici orizzontali, no? Nella villetta che mi avete fatto. Noi però forniamo sanitari, mobili bagno, non rivestimenti. Sì, ho capito, io... Aspetta un attimo, mica è una crosta nella gola. Vuoi l'acqua? No, prendimi un whisky. Ok. Praticamente avevo richiesto questi sanitari con una superficie lunga, no? Ok. Però quello che è arrivato è quasi normale. Siccome, ti spiego, io sono uno che è affiliato, no? Quindi ho fatto sta villa un po' barocca, un po' ignorante. Quando faccio le feste con gli amici, il bagno è un po' il punto di riferimento per le feste. Allora avevo bisogno di questi sanitari con delle superfici importanti per fare le sgrammate, le chianghe, sgranare, capito? Soltanto che mi è arrivato tutto piccolo. Non era come l'avevo chiesto allo scemo che è arrivato, che gli ho fatto l'ordine. Gli ho calato 15k in contanti in nero, gli ho dato. No, non ho capito che intende un per cazzo. No, scusi, non ho capito che cosa... Ma mi devi scusare che mi sto esprimendo male, so tutto fatto. È capito, per quello che parlo male, sono spaccato. È quello, non posso uscire neanche in queste condizioni di casa, perché 3 giorni che tiro come un bastardo. Guardi, deve tornare dal suo rivenditore, perché io non la so aiutare in merito. Ma se vado da quello lo buco, perché è un bastardo. Gli ho messo 15 kg nella tasca di 15k, gli ho dato a nero, gli ho dato, mi ha mandato delle robe che fanno schifo, capito? Guardi, ho detto allora chiamo l'azienda che le fa e che le vende, ma mi dà quelle serie, capito? Sto un pochino in difficoltà a sentirla parlare, sinceramente. Le chiedo gentilmente di rivolgersi al suo rivenditore e provvedere. Vabbè, allora faccio così, metto la giacca, prendo la beretta e vado a scannarlo. Va bene, ho capito, va bene. Va bene. Grazie, lo buco, bastardo. Ciao bella, simpaticissima, grande. Ciao. Amico, ciao. Stavo morendo. Perché volevi dire cose lunghe per gran parte. Simpaticissima, grande. Oh ragazzi, buon Natale. Buone feste ragazzi, abbiamo anche oggi fatto uno scempio di possibilità di pazienza umana. Noi ci scusiamo comunque con quelle persone che magari ogni tanto ci rimangono un po' così. Giochiamo. Però è un gioco, la vita è un gioco, pigliatela col sorriso, che cazzo ve ne frega di stare là e fatevi due risate, che cazzo ve ne frega. La vita è così, L'importante è don't try this at home, non fatelo voi a casa, perché sennò pigliate dei cazzi grossi così nel culo a fine mese. E fanno male. Fanno malissimo. Fanno malissimo. Proprio un casino, mi succede. Nei problemi, quello che ho detto sarà metà bippato con San Giuseppe. No, fallo. Ma non me ne sono accorto io. Di cosa ho detto io? Non hai detto niente. Ho detto PAM! No, non l'hai detto. Non l'ho detto. No, non l'hai detto. Okay. Non l'hai detto, tranquillo. Va bene. Comunque, attivate la campanella, mettete mi piace e condividete il video su WhatsApp. Se non lo fate, sono buchi. Andiamo a mangiarci il panettone. Anche che fame. Tamarri.